chiamo Federica, sono una lavoratrice della GLD, Gestione Logistica Depositi, società di handling che opera per conto di logista e rappresentante del comitato di iscritti della FILT CGL. Sicuramente avete letto o sentito della paradossale situazione che stiamo vivendo tutti noi lavoratori. Ne siamo 84 indiretti e 24 cosiddetti diretti della società di Logista Italia, multinazionale spagnola che distribuisce tabacco e sigarette per conto dei monopoli di Stato e che ha il deposito all'interno dell'Interporto Sud Europa di Maddaloni. Logista infatti lo scorso 3 febbraio ha annunciato ai sindacati la chiusura del deposito di Maddaloni per il mese di ottobre di quest'anno e il trasferimento di tutte le attività presso il deposito di Anagni, riferendo inoltre che i 24 lavoratori diretti saranno trasferiti, mentre gli 84 operai, per gli 84 operai propone solo alcune ricollocazioni sempre ad Anagni. Ebbene, in questi giorni la GLD ha presentato il piano sociale per limitare le perdite dei posti di lavoro e abbiamo appreso che le ricollocazioni per noi saranno soltanto 24. Tutti gli altri potranno effettuare corsi di formazione e iscriversi ad un'agenzia del lavoro che dovrebbe trovare occupazione presso le altre aziende sul territorio casertano operanti nel settore della logistica. Assurdo davvero credere e pensare che uscite dal ciclo produttivo ci siano aziende disponibili ad assumere e dunque ad avere una nuova occupazione. Ma dove vivono questi di logista? Lo sanno che il lavoro in Campania, in questa provincia, non si trova facilmente e che quelli che lo hanno se lo tengono ben stretti, anche se tante volte sono sottopagati e non esistono i diritti previsti dal contratto di lavoro. All'assurdità della vertenza con logista è paradossale. Questa multinazionale d'Italia fattura oltre 3 miliardi di euro e ha costantemente aumentato gli utili negli ultimi 10 anni. Infatti si possono prendere a riferimento gli ultimi due, dove gli utili sono passati a 74 milioni nel 2020 e oltre 97 milioni nell'anno 2021-2022. Il deposito di Maddaloni 2 anni fa aveva un'attività di circa 2.500 colli e attualmente siamo arrivati a oltre 6.000 colli al giorno. In pratica si chiude Maddaloni non perché questa società denuncia crisi di fatturato, di utili o di lavoro, ma semplicemente perché intende massimizzare ulteriormente i suoi profitti, scaricando il tutto sulla pelle di noi lavoratrici e lavoratori, perché di fatto ci sta licenziando tutti. Noi siamo quei lavoratori che hanno garantito la distribuzione a tutto il centro-sud di rifornimento di tabacco e sigarette durante la piena pandemia. Non ci siamo mai fermati proprio perché teniamo al nostro lavoro e conosciamo benissimo cosa significa oggi averne uno. Ti permette di avere una dignità, di crescere, di formare una famiglia, di vivere e in alcuni casi sopravvivere, ed è per questo motivo che durante l'emergenza sanitaria, con tutta la paura di quello che stava accadendo fra morti e ospedali pieni di gente che aveva contratto il coronavirus, noi abbiamo continuato a lavorare con le mascherine chirurgiche inizialmente, perché era difficile trovare le FFP2 o FFP3. Abbiamo lavorato al limite delle normali ore di lavoro, garantendo sigarette e tabacco che possono essere tranquillamente associati a un bene primario, visto che il consumo che i cittadini ne fanno. Ma nonostante tutto questo, tutti i sacrifici, a febbraio logista, stavolta non con un SMS come aveva fatto con il deposito di Bologna, ci comunica di voler chiudere il deposito di Maddaloni per fine ottobre e trasferire l'attività da Anagni. Abbiamo messo in campo ogni azione di protesta e ancora lo stiamo facendo. Abbiamo occupato il deposito con scioperi, assemblee permanenti, sono venuti a portarci la solidarietà ai politici di ogni schieramento. I mass media, sia la TV che la stampa, ha riportato l'assurdità di questa chiusura e di fatto i licenziamenti di 108 operai, lavoratrici e lavoratori. Ma ad oggi, nonostante gli appelli ai parlamentari della nostra amata Repubblica, sono andati nel vuoto. Un paese strano il nostro, i ministeri competenti come il Ministero dello Sviluppo Economico e Sociale, nonostante il nostro presidio, non ci ha mai convocati per discutere di una crisi che oggi non c'è, perché logista non chiude per crisi. Come si fa ad accettare che una multinazionale da un momento all'altro chiuda senza motivo e senza dover dare conto a nessuno, neanche allo Stato italiano o al governo? È vergognoso che accada tutto questo in un paese come l'Italia che si definisce civile. Non si possono accettare questi abusi dalle aziende, soprattutto dalle multinazionali che vengono, fanno profitto e scaricano i costi sulla collettività e sui lavoratori, buttandoli in mezzo alla strada come se fossimo carta straccia e non esseri umani con famiglie e figli da accudire e sfamare. Abbiamo messo in campo ogni iniziativa insieme ai sindacati oggi qui presenti, ma finora nulla di fatto. Però non è possibile che lo Stato permetta o dia una concessione, come nella fattispecie monopoli di Stato, e non si preoccupi di garantire almeno lo sviluppo sul territorio in cui viene ad operare e soprattutto a non garantire almeno l'occupazione dei lavoratori.
Scusateci, ma essere calpestati nella dignità, vedere che si chiude un'azienda non per motivi reali, ma solamente per ulteriori briciole di profitti ed essere licenziati senza se e senza ma, non può essere accettato. Proviamo solo tanta rabbia per quanto accadrà e paura per quello che ci aspetta. Grazie a tutti per aver ascoltato il nostro dolore.